Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il giovedì primo di aprile e noi stiamo qui per leggere la parola del nostro Signore. Abbiamo incominciato il libro dei Numeri e noi questa mattina leggeremo un altro capitolo, leggeremo il capitolo di numero 4 di questo che è uno dei libri più importanti della parola di Dio, che ci racconta il viaggio del popolo di Dio dal monte Sinai fino alla terra promessa. Un viaggio che è durato 38 anni, quindi molte cose accadono e noi vogliamo imparare che cosa il Signore ci dà e ci rivela nella Sua parola. Quindi Numeri capitolo 4, parola del nostro Signore. Il Signore disse ancora a Mosè ed Aarone: fate il conto dei figli di Keat, tra i figli di Levi, secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna. Dall'età di 30 anni in su all'età di 50 anni, di tutti quelli che possono assumere un incarico per servire nella tenda di convegno. Questo è il servizio che i figli di Keat dovranno fare nella tenda di convegno e che ne concerne le cose santissime. Quando il campo si muoverà, Aarone e i suoi figli verranno a smontare la cortina di separazione e copriranno con essa l'arca della testimonianza. Poi porranno sull'altare una coperta di pelli di delfino, vi stenderanno sopra un panno di stoffa violacea e metteranno a posto le stanghe. Poi stenderanno un panno violaceo sulla tavola di presentazione e sopra vi metteranno i piatti, le coppe, le bacinelle e i calici per le libazioni. Il pane starà sempre sulla tavola. Su queste cose stenderanno un panno scarlato e sopra questo una coperta di pelli di delfino. Metteranno le stanghe alla tavola. Poi prenderanno un panno violaceo con il quale copriranno il candelabro, le sue lampade, le sue forbici, i suoi smoccolatoi e i suoi vasi dell'olio destinati al servizio del candelabro. Metteranno il candelabro con tutti i suoi utensili in una coperta di pelli di delfino e lo porranno sopra un paio di stanghe. Poi stenderanno sull'altare d'oro un panno violaceo e sopra questo una coperta di pelli di delfino e metteranno le stanghe all'altare. Prenderanno tutti gli utensili di cui si fa uso per il servizio nel santuario. Li metteranno in un panno violaceo e li avvolgeranno in una coperta di pelli di delfino e li porranno sopra un paio di stanghe. Poi toglieranno le ceneri dall'altare e stenderanno sull'altare un panno scarlatto. Vi metteranno sopra tutti gli utensili destinati al suo servizio, i braccieri, i forchettoni, le palette, le bacinelle, tutti gli utensili dell'altare e vi stenderanno sopra una coperta di peli di delfino, poi porranno le stanghe all'altare. Dopo che Aarone e i suoi figli avranno finito di coprire le cose sacre e tutti gli arredi del santuario, quando il campo si muoverà, i figli di Keat verranno per portare quelle cose, ma non toccheranno le cose sante per non rischiare di morire. Queste sono le incombenze dei figli di Keat nella tenda di convegno. Ed Eleazar, figlio del sacerdote Aarone, avrà l'incarico dell'olio per il candelabro, dell'incenso aromatico, dell'oblazione quotidiana e dell'olio dell'unzione, l'incarico di tutto il tabernacolo, di tutto ciò che contiene del santuario e dei suoi arredi. Poi il Signore parlò a Mosè ed a Aarone e disse: badate che la tribù delle famiglie dei Keatiti non venga esterminata fra i Leviti, ma fate questo per loro affinché vivano e non muoiono quando si accosteranno al luogo santissimo. Aarone e i suoi figli vengono e
assegnino a ciascuno di loro il suo servizio e il suo incarico, e che a Titi non entrino a guardare nemmeno per un istante le cose sacre affinché non muoiano. Il Signore disse ancora a Mosè: fa il conto anche dei figli di Gerson secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna, farai il censimento dall'età di 30 anni in su fino all'età di 50 anni, tutti quelli che possono assumere un incarico per servire nella tenda di convegno. Questo è il servizio delle famiglie dei Gersoniti, quello che devono fare e quello che devono portare. Porteranno i teli del tabernacolo e la tenda di convegno, la sua coperta di pelle di delfino che vi è sopra, e la portiera all'ingresso della tenda di convegno, le tende del cortile con la portiera dell'ingresso del cortile, tende che stanno tutto intorno al tabernacolo e all'altare, i loro cordami e tutti gli utensili destinati al loro servizio. Faranno tutto il servizio che si riferisce a queste cose. Tutto il servizio dei figli di Gersoniti sarà sotto gli ordini di Aarone e dei suoi figli per tutto quello che dovranno portare, per tutto quello che dovranno fare. Voi affiderete alla loro cura tutto quello che devono portare. Questo è il servizio delle famiglie dei figli dei Gersoniti nella tenda di convegno e dell'incarico. Loro sarà eseguito sotto la direzione di Itamar, figlio del sacerdote Aarone. Farai il censimento dei figli di Merari secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna. Farai il censimento dall'età di 30 anni in su fino all'età di 50 anni di tutti quelli che possono assumere un incarico per servire nella tenda di convegno. Questo è quanto è affidato alle loro cure e quello che devono portare in conformità a tutto il loro servizio nella tenda di convegno: le assi, le traverse, le colonne e le basi del tabernacolo. Le colonne che sono intorno al cortile, le loro basi, i loro picchetti, i loro cordami, tutti i loro utensili e tutto quello che è destinato al loro servizio. Farete l'inventario nominativo degli oggetti affidati alle loro cure e che essi dovranno portare. Tale è il servizio delle famiglie dei figli di Merari, tutto il loro servizio nella tenda di convegno sotto gli ordini di Itamar, figlio del sacerdote Aarone. Mosè, Aarone e dei capi della comunità fecero dunque il censimento dei figli dei Cheatiti secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna. Di tutti quelli che dall'età di 30 anni in su fino all'età di 50 anni potevano assumere un incarico per servire nella tenda di convegno. Quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie furono 2.750. Questi sono gli uomini delle famiglie dei Cheatiti, dei quali si fece il censimento. Tutti quelli che esercitavano un qualche servizio nella tenda di convegno, Mosè e Aarone ne fecero il censimento, secondo l'ordine che il Signore aveva dato loro per mezzo di Mosè. I figli di Gerson, di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna, dall'età di 30 anni in su fino all'età di 50 anni, tutti quelli che potevano assumere un incarico per servire nella tenda di convegno, quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna, furono 2.630. Questi sono gli uomini delle famiglie dei figli di Gerson, di cui si fece il censimento, tutti quelli che esercitavano un qualche servizio nella tenda di convegno. Mosè e Aarone ne fecero il censimento secondo l'ordine del Signore. Quelle delle famiglie dei figli di Merari, dei quali si fece il censimento secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna, dall'età di 30 anni in su fino all'età di 50 anni, tutti quelli che potevano assumere un incarico per servire nella tenda di convegno. Quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie furono 3.200.
Questi sono gli uomini delle famiglie dei figli di Merari, di cui si fece il censimento. Mosè e Aarone ne fecero il censimento secondo l'ordine che il Signore aveva dato loro per mezzo di Mosè. Tutti i figli dei quali Mosè e Aarone e i capi di Israele fecero il censimento secondo le loro famiglie e secondo la discendenza paterna. Dall'età di 30 anni in su all'età di 50 anni, tutti quelli che potevano assumere un incarico per servire e un incarico di portatori nella tenda di convegno. Tutti quelli di cui si fece il censimento furono 8.580. Ne fu fatto il censimento secondo l'ordine che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè, assegnando a ciascuno il servizio che doveva fare e quello che doveva portare. Così ne fu fatto il censimento come Mosè aveva ordinato a Mosè. Quindi come il Signore aveva ordinato, Mosè ha fatto. Quando Dio comanda, noi dobbiamo mettere in pratica. E noi ringraziamo il Signore per la sua parola. Domani è venerdì. E noi vogliamo continuare con la grazia di Dio, se il Signore così vorrà, continuare nella lettura della parola del nostro Dio. Nel frattempo io ti do un forte abbraccio, un santo bacio nel Signore, augurando che domani noi possiamo essere ancora qui una volta per la grazia di Dio a mezzogiorno per leggere la parola del Signore insieme. Dio ti benedica nel nome di Gesù.